Allora, Presidente Sangese, siamo qui in questo convegno sul satellite 1, satellite 3, Sentinel 3. Ecco, qual è stato il ruolo dell'ASI dal punto di vista dell'impegno su questo programma? Ma diciamo, il ruolo principale dell'ASI è quello di aver inquadrato il programma nelle sue strategie. Inquadrare il programma di strategie significa poi investire. L'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, ha investito circa 300 milioni nell'ambito dei programmi relativi alle sentinelle. Sentinelle che è l'elemento spaziale del programma Global Monitoring for Environment and Security. Quindi l'Italia a livello europeo è il secondo paese finanziatore del programma stesso e finanzia con piena conoscenza e con piena interesse questo programma perché queste sentinelle in qualche modo si coordinano con i programmi nazionali dell'ASI stessa. Quali sono, da parte sempre dell'ASI, il programma di questo Sentinel? Ma diciamo l'ASI intende far sì che l'Italia diventi un attore di primo piano, forse il più grande al mondo nell'ambito dei satelliti radar. Quindi ha lanciato la costellazione di Cosmo SkyMed, il quarto satellite che completa la costellazione, sarà lanciato a ottobre di quest'anno. Sta programmando la seconda generazione in maniera tale che non vi sia interruzione di continuità in questi satelliti. Sta lavorando con l'Argentina, provvedendo le tecnologie necessarie perché l'Argentina lanci due satelliti radar in banda L, e in questo caso, nel caso delle sentinelle, sta lavorando con la sua industria nazionale per avere i radar in banda L. Quindi con questa panoplia di armi, se vogliamo dire, l'Italia pensa di potersi posizionare al primo posto a livello mondiale nell'osservazione della Terra, con metodi attivi, metodi radar. Lei ha parlato prima di nuove generazioni di satelliti, ecco, ci può approfondire meglio questo concetto? Certamente i satelliti sono importanti sia perché danno una risposta immediata, ma sono importanti nella loro continuità nel tempo, e cioè gli investitori, quelli che useranno i dati, hanno interesse a che il loro sforzo continui nel tempo. L'Italia, che è partita 5 anni fa con il primo dei satelliti radar Cosmo SkyMed, oggi vede nel 2014-2015 la continuità con la seconda generazione e sta programmando anche la terza generazione alla fine di questa decade. Cioè l'importante è, se vogliamo avere infrastrutture utilizzate anche commercialmente, che chi provvede l'infrastruttura in qualche modo ne garantisca la sua continuità di uso, la sua evoluzione per decenni e non soltanto per alcuni anni. Grazie. Grazie a voi.